Ragazzi, questo vabbè, sì, è il secondo episodio che state vedendo durante la giornata. Non so se dopo questo registro anche più di domani, devo vedere come sto a livello di stanchezza. L'ultima volta abbiamo visto Rafa venire rapito da dei raider misteriosi che hanno rapito anche Ena, e abbiamo scoperto anche che c'è un cratere di merda. Tanto per cambiare, prendere davanti, perché adesso, come potete ben immaginare, sta per arrivare uno scontro boss, perché cratere è uguale scontro boss con un mostro infuriato. L'ultima volta, vi ripeto, stavo dicendo, abbiamo visto Rafa venire rapito da dei rider misteriosi che in combutta con dei cacciatori che non volevano tenere Rafa, ma che volevano consegnarlo per l'appunto a questi rider loschi che non si sa che intenzioni abbiano. Dunque, stiamo andando a siamo partiti l'inseguimento della nave su cui sono saliti, tra l'altro, dei cacciatori che collaboravano con questi raider per sbarazzarsi di Rafa. C'è anche Kai, il cacciatore, quello con che come compagno c'ha Tsukino, ricordiamoci, che è rimasto un po' sconvolto anche lui quando ha visto che i cacciatori hanno deciso di rapire pure Ena, che è arrivata lì da sola senza armi, senza niente, a dire no, fermi. Ma secondo te, ma ti avrebbero ascoltato Ena? Vabbè, a parte queste piccolezze, i raider hanno rapito anche Ena, pure Kyle ci è rimasto un po' così. In ogni caso, la nave su cui erano a bordo lui, i cacciatori e i rider loschi è partita nel profondo verso la fine del deserto, e quindi siamo partiti al loro inseguimento. E dopo una lunga traversata, tra virgolette, nello scorso episodio che abbiamo visto anche tutti e tre gli attacchi finali, che si è frega della connessione internet. Ma vedi te se mi deve apparire la questione della connessione. Ma secondo te mi interessa la connessione internet, il codice rigore della connessione, se sto giocando ad un gioco in cui che io non gioco neanche online? Vabbè. A parte questo, dopo una lunga traversata in cui abbiamo visto anche gli attacchi finali dei nostri tre nuovi compagni di viaggio, siamo giunti qui alla fine del deserto, innanzi a questo cratere, e c'è una tana di mostro a sinistra, ma guardiamo il cratere, che sembra sempre seguirci, teniamoci. Comunque, fateci caso, effettivamente la luce rossa e i raggi furia sembrano seguire Rath, effettivamente. Ma non è lui che li emana, ricordiamoci. E lo chiede a noi. Ragazzi? Diablos! Incazzato! Ok, infuriato per essere educati. Sì! Inoltre sono debole a ghiacci, Diablos. So già chi mandare in campo. Senz'altro non Tigro. Un Diablos, eh! Non sarà uno scontro semplice, ma dobbiamo raggiungere Ena! Vai, cambiamo subito e metto in campo. Allora, sono indeciso tra Legolas e Baltro. Metto Legolas perché ha più vita. Vai, allora. Devo capire, ragazzi. Allora, il cono senz'altro è debole alle armi contundenti. Perché, cioè, quale tipo di arma migliore per spaccare delle corna se non tipo un martello? Vai, fa attacchi potenza. Fa attacchi potenza. Perfetto. Boom! Vai, ce l'ho azzeccato. Vai, continua finché non raggiungiamo il livello massimo del legame. Vai, ancora, terzo. Potrei fare l'ennesimo attacco doppio, ma non lo faccio. Faccio che salgo in groppa, così facciamo più danni. Sei fuggito sottoterra! Sai cosa fare, vero socio? Sì, ho appena fatto alla fine dello scorso episodio la scorta di bombe soniche apposta. Vai, raga. Vai. Tu vuoi tunnel mortale, eh? E invece, bella mossa, giovane! Le bombe soniche sono perfette per far uscire i mostri intanati. Vai, guarda, è sempre buffo il Diablos così. Vai su, dobbiamo rompere queste corna del cavolo, del diavolo, anzi, Diablos, diavolo.
Diavolo. Vai ancora, ancora, e ce ne vorrà prima di finirlo questo. Non me la conta giusta. Ci conviene studiare sulla strategia d'attacco, c'è niente a. Come se fortuna normalmente non fosse già complicato. Allora, qui c'è. Secondo me fa attacco e velocità. Fa attacco e velocità, oscillazione potente. Ah, mi sa che devo puntare la coda, sapete? Ok, intanto manchiamo qui, leviamo qui la. Sapete ragazzi, mi sa che devo rompergli la coda per evitare questa oscillazione potente. Vai. Ma dai, per un punto vita! Vai, coda rotta! Ed ora si colpisce, tiriamo le corna, torniamo alle corna. Concentrazione e potenza. Oddio, ho usato una carica impetuosa, vuol dire che il prossimo attacco farà tanto male. Non mi fido, regno glaciale! Vai! Sì! Vai! Tanto lo fa lo stesso. No, non lo fa più l'attacco. Ok, mi sa che ho evitato l'attacco finale, ragazzi. Sì, ho evitato l'attacco finale, perfetto. Forse sulle zampe vanno bene le perforanti? Vai, faccia glaciare, che l'altro c'ho l'arma dell'elemento giusto. Sì, ci ho azzeccato. Rimontiamo in groppa Legolas. Siamo al 1.14 intanto, dove sono scritto in alto a sinistra. Sotto il simbolo della velocità delle animazioni. Vai, ok, perfetto, va bene. Con calma, ragazzi, si può fare di tutto. Bene, uno sotterraneo. Olè! Raga, facciamo l'attacco finale doppio potentissimo. Beh, diamo 1730 danni, tantissimo. Intanto il nostro amico si è ripreso e sta morendo, già l'anima sta sbavando, ragazzi, finalmente. Durano sempre 10 minuti questi scontri all'incirca con i mostri infuriati. Nemico è fuori dalla propria posizione, ok, faceva attacco e velocità, giusto? Sì. Meno male che sta puntando me, così non ci sbagliamo. Vai! Attacco shock 5 intanto, non capisco con quale criterio diano i nomi, i numeri. Abbiamo battuto un Diablos! Grazie dell'aiuto amici, ricordatevi di farvi da bere! Allora, questi catene giganti appaiono davvero quando i mostri si infuriano. Chissà qual è il collegamento. Allora, il collegamento che abbiamo capito. Allora, la cosa che abbiamo capito, penso, da quando abbiamo visto il Gianna all'Olosca, è che quei raggi fanno infuriare i mostri. Non per niente li ha rinominati raggi furia. Dunque, sono i raggi che fanno infuriare i mostri. Appunto. What's making these pits pop up anyway? They've got to be related to the Rathalos, don't you think? Drooling Devil Joe! Don't tell me you believe that legend! I'm talking about the imbalance of the ecosystem. Everything's interconnected. Tons of Rathalos vanish, and strange pits appear. There's no way it's a coincidence. The weirdness began before Ratha hatched. Oh, vedi che. Ecco, vedi. Non è colpa di Gaffa, è partito tutto prima che nascesse, come può essere colpa sua?
completing your Gramps unfinished task. Shooting for the stars, huh? Una bella responsabilità, ragazzina. Well then, let's catch that ship. Sì. Si è fatto una tana di mostro o trovo un uovo di Diablo Snea? Domanda. Domandissima. A proposito, com'è messa la mia mostropedia? 65 mostri scoperti su 128. Vabbè, siamo messi piuttosto bene, dai. Tenendo conto del fatto che tipo gli ultimi 10 saranno di post-storia, va bene. Può andare bene. Guardate, raga, ci manca qua da vedere due pagine. No, contiamo, cioè sì, due, contando questa. E allora, comunque qua ci restano ancora un po' di mostri da scoprire cavalcabili, eh. Ce ne sono qua tre qua. E qua ce n'è uno. Ovviamente dai miei abita un viola, ho dato per scontato, ma comunque non è cavalcabile. Poi dopo, allora, ricordiamoci che c'è stato da scoprire. Allora, tutta la pagina, questa, la prima è completa. Poi qui ci restano due mostri da vedere, ma che sono, vedete, situati su tutti e due cavalcabili, sono situati tra i mostri d'Arcala. Poi ci sono tre mostri cavalcabili situati, che mi visualizza tra i mostri di Lolosca. Poi, tralasciando i mostri non cavalcabili, contiamo poi qua. Allora, presuppongo invece qui di Lamur, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, ma devo scoprire altri 9 mostri seriamente di Lolosca, va bene, dei sì, di Lamur, va bene. E poi dopo ci è... 9, 10, 10, addirittura 10, ma forse alcuni li scopriremo dopo il... avanti nel gioco, in ogni caso, qui ci resta... qui c'è un bel buco. E poi dopo invece di mostri scoperti ce ne sono 39 su 96. Beh, dai, un buon... Beh dai, sono abbastanza brava. Adesso fai i mostri. Non cagatemi, ragazzi, sono solo di passaggio. Devo cercare uova nuove più spesso, ragazzi. Amuleto addestramento. Questo aumenta aumenta i punti esperienza. No, dai! Che palle, un pleasure! No, non lo combatto. Dovrà essere questa una spedizione veloce dentro una tana di mostro, punto. E una spedizione veloce sarà. Casino. Sta pure passando il treno, non so se voi lo sentite. Un treno bello grosso da quanto sento, forse un treno merci. Non ci sono mostri, bene. Io voglio solamente vedere se ci sono uova di mostri nuove. Intanto uno sbrilluccica che è... Allora, questo l'abbiamo già visto. È pesante. Questo l'abbiamo già visto, lasciamo perdere. Platinato di Tigrex, però, quindi lo conosciamo già. Basta la connessione. Cioè, le uova sono scomparse già tutte. Va bene, allora ci prendiamo questo uovo di Wyvern Volante. Adesso, ragazzi, scusatemi un secondo. Adesso metto un attimo in pausa e sistemo non la connessione, ma un'altra roba della Nintendo. Scusatemi, eh. Ok, purtroppo non sono riuscito a fare quello che volevo fare. Cosa volevo fare? Volevo semplicemente evitare che durante i filmati, a volte è capitato più volte, avete visto negli scorsi episodi, che lo schermo si oscurasse durante i filmati. Questo capita perché dopo un po' di tempo che non rileva più che tu non stai premendo niente, lo schermo si oscura per risparmiare batteria. Intanto qui vediamo che qui c'è la nave dei Raider, che è finita molto bene, mi dicono. Hanno parcheggiato da Dio. Quel simbolo lì non mi piace. No one's here.
there's no suitable places in the area where they could hole up. Oh, hang on. You think there's something? Maybe they've gone to Lemur Tower? It's been abandoned. Total ghost town. The perfect hideout. Yeah! Let's check it out! Vai! Segnale di soccorso. That's the Scrivener's emergency signal. Reinforcements should arrive soon. No time to lose. Non c'è tempo da perdere. Sì, vai, se sono veloce, ragazzi, riesco a fare tutta la torre in questo episodio e nel prossimo. Però devo essere rapida, quindi ti dico scatta, 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 scatta qui. Corri, corri per la tua vita, corri, eccoci qua. L'ambientazione della torre è proprio un classico di Monster Hunter. Se non c'è una torre in un Monster Hunter è strano. Infatti ricordo che negli ultimi due Monster Hunter non c'è una torre. In World e in Iceborne e in Guys non c'è nessuna torre da nessuna parte, ricordo. Ci sono delle ambientazioni che richiamano dei posti abbandonati, però appunto, ma di torri no. Proprio una cosa antica la torre. Vai, e abbiamo anche salvato. Vediamo un po'. Torre di Lamur, Questo, a giudicare, ecco. Qui potete ben capire, questo è il dungeon di fine capitolo. E guarda là il bel team di cacciatori e rider tutti loschi. Raffaella potrebbe essere qui! Forza, socio, muoviamoci! C'è qualcosa qui. Certo che i posti abbandonati poi mi intrigano un sacco in Monster Hunter, ma nei giochi di ruolo in generale, anche quando... Anche in Final Fantasy e in Pokémon quando ci sono mi elettrizzo, divento carica, mi caricano. Ecco lì il team. Maledetti! Si è abbagato tutto per un attimo, non c'era. Povero razza, guardatelo. Guardate, ecco. Ecco, bravo personaggio. Possiamo considerarlo un successo. I don't understand. Why are you doing this? What's going on? Che succede? Da quando cacciatori e rider lavorano insieme? Chi è la ragazza? È la guiveniera di Mahana. Potrebbe esserci utile. Ah, bene. E con questo potremo finalmente realizzare il nostro piano. Questo è il capo. Che non dice una parola. Razza, liberati! Cioè, neanche... Cioè, il piano era consegnare a questi tizi Razza fin dall'inizio. Come osi? Ma come ti permetti? Ah, perché tu cosa sei? Tu sei uno che consegna a Rathalos e ti consideri un cacciatore? E adesso! Sì, tu pensi di bloccarci per molto tempo? Maledizione! Ti ci mandi contro? Vabbè, Basarius Vermiglio!
Grazie per i timpani scassati. No, perché la mia televisione proprio ne aveva bisogno anche lei. Vai. Non ti schiodi, eh? Ascolta, vogliamo solo fare due chiacchiere col tuo capo. Puntini. Ehi, c'è nessuno? Va bene, state pure in silenzio, ma liberatene, Rafa! Sì, perché ti ascolteranno senz'altro. Vai, combattiamo a fianco del nostro tigro. Per andare sul sicuro me ne ho il Basarius. Non gli faccio un fico secco, fantastico. Partiamo bene. Ok, bravo che hai colpito il Gaider. Dai, dai, almeno... No, ho fatto anche tecnica. Porca puttana. No, no, veleno pernicioso. Pure quello gravissimo, porca troia. Madonna, io e la memoria. Sono proprio una cosa sola, io e la memoria. Aia, che male, raga. Sembra che siano riusciti a ingannare anche il cacciatore. Cosa stavano cercando? Guidateci, ragazzo! Guidateci! Sì, perché urlare convince. Cambiamo qui intanto. Vai, diavolo, allora. Facciamo attacco doppio? Sì, dai. Poi non guardare se sono avvelenata e il veleno mi passerà. Dai, su. Uno. Beh, siccome le batterie con Gaider le abbiamo capite, mando velocità per due. Ah, grazie Reverto che sta per curarmi. È la prima volta che vedo che cura qualcuno. Che cura, Reverto. Povero rigenerante. Curiamo tutti. 10. Io devo cambiare arma. Perché non l'ho cambiata? Contesto vendicativo. Cazzo. Qui qualcuno ci lascia un cuore. Imboscata laser, vabbè. Pure l'abilità legame. Detto sorpresa, non finiscono mai. Ecco. Aia. Io gioco una polvere di vita per tutti quanti. Tu diavolo colpisci pure il Gaider. Mi sa che con questo testa a testa lo distruggi. Vai, 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 devastalo, fagli perdere il cuore. No, no, ma non muore, raga, c'hanno più vita i Gaider dei mostri, cioè. E adesso l'ottima, meno male. Se vuoi mettere la cosa l'ottima almeno. Vai, raga. Vai. Sì. E adesso, ragazzi, vi distruggo. Ma vi distruggo. Come se non ci fosse un domani, vi distruggo. Sì, bravo. Sicuramente questi 50 punti vita ti permetteranno la salvezza. Impossibile. Ne ho fisso per i baffi. Dovevamo aggiungere una. Vai, sì. Sì, però è lunga fino in cima. Te lo dico giù. Te lo dico già, perché loro hanno preso l'ascensore. Però noi non avevamo l'ascensore. Spoiler. È scontato, cioè. Non avevamo l'ascensore fino in cima. Cioè. Qual è il piano? Chi sono quelle persone? Tutto questo è anche colpa tua. Sei stato tu a rapire Rafa e consegnarlo a quella gente, è vero? E litigare non serve a niente. Nessuno avrebbe potuto prevedere quanto è successo. È proprio come avevamo ipotizzato. Quel grado è mascherato e è in combutta con i cacciatori. E hanno rapito anche Ena. Gli scrivi dovrebbero arrivare a momenti. Ma non possiamo stare a girarci i pollici. Dobbiamo salvare Ena e Rafa. Sì. Ragazzino, tu vieni con noi. Il nostro lavoro non è solo andare a caccia di mostri.
Dobbiamo anche preoccuparci delle anomalie ambientali. Non vuoi scoprire cosa sta succedendo nel mondo? Svelare il segreto di Ratha? Beh, andiamo? Sì. In effetti, ora che ci penso, scalata la torre, Aang e Ratha sono rinchiusi nella torre di Lamyr. Se il legame tra te e Ratha si è rotto, le ali a distruzione pure di anni supervento. Non puoi lasciare che accada. Reverto spiega a Kyle cosa significa per lui essere un cacciatore e si avverso la cima della torre. Fantastico. Vai in groppa, prendiamo l'ascensore che ci servirà fino a un certo punto. Ecco fatto. Ora che ci penso, parlando del ruolo del cacciatore in Monster Hunter, in effetti negli unici due gameplay che ho portato su Monster Hunter, quindi Monster Hunter World, poi Iceborne e poi Monster Hunter Rise, effettivamente il cacciatore, noi il nostro personaggio faceva questo. Siamo a piano 2F. Scoprivamo cosa stava succedendo all'ecosistema effettivamente. Perché se in World c'è un problema, poi in Iceborne c'è un problema perché Iceborne è il sequel di World. Poi c'era un altro, poi dopo era successo quello che era successo, e qui intanto c'è un cacciaguaccia, che io malmeno, un cacciaguaccia cinerio, che secondo me fa attacchi velocità, no, fa attacchi tecnica, ci ho visto male. Mi ricordavo che cacciaguaccia facesse attacchi tecnica, quindi pensavo che questo fa velocità, invece è il contrario, quindi diavolo chiamiamo. Effettivamente stavo dicendo, sia in World sia in Iceborne il nostro obiettivo era quello di scoprire quale fosse la vera minaccia dell'ecosistema, la minaccia di turno, perché poi dopo puntavamo a eliminare quella. Ora che ci penso, ora che mi ci fanno proprio mi fanno pensare a questa cosa, che ripeto, mi fa pensare a questa cosa, in effetti quello che abbiamo fatto negli unici due gameplay che ho fatto sui titoli principali di Monster Hunter è che fa adesso attacchi velocità, sospettavo. E scoprire proprio qual è la cosa che causa squilibrio per poi eliminare e far tornare l'equilibrio. Perché si sa che se lo squilibrio va se l'equilibrio va a quel paese, anche tutto il resto va a quel paese. Vai. No, sta per fare un attacco brutto. Ciclone infernale. Schizza magma. Bello. Mi ispira fiducia proprio. Bene, è tornato normale. Dunque, io colpisco la coda. Finché non vedo che sbava, non mi gioco la palla pittura, perché voglio inseguire fino alla tana. Bene, perfetto. È comunque inquietante la musica della torre. Maschera protettiva, vai, sì. Dai, probabilità 65%, vai, scappa, sì. Fantastico. Perché la palla petto aumenta del 50%, di solito 10%, parte da 10%. Se fai la cosa che permette di aumentare la probabilità, aumenta. Se fai, lanci anche la palla petto, aumenta fino al 95%. Dai, comunque, dai, prendiamo questo uovo nuovo di cacciaguaccia cinerio. Quel mostro sta dormendo alla grande, sì, lo so. Vedo se sono fortunata. Non sono fortunata. Un terza volta. Non sono fortunata. Bene, fuori di qua. Sentitelo com'è russa. C'hai il naso proboscide, dico, penso però, e si sente che c'hai il naso pieno di muco. No, in realtà non conta, in realtà non significa nulla questa cosa che ho detto, perché... Allora, qui lì c'era l'ascensore di prima, là c'è un T-Rex, bello. Non mi ricordo quanti piani ha la torre, ma ricordo che è stata una lunga passeggiata.
tra virgolette. Beh, io ragazzi, adesso i mostri che mi stanno sulle palle non li tocco. I gipsy sono proprio no. E neanche il cacciaguaccio adesso, quello che ho battuto prima era per ovviamente vedere di trovare l'uovo. Qui non si può andare, mannaggia, ah, no, aspetta. Spaccaroccia serve, vai, vai Balto, bravissimo. Vai, due bombe soniche, grazie. Che bello è il Barroth, mentre quando corre. Carinissimo. Vai. Prendi qui, tira la leva. E direi che possiamo fermare l'episodio qui, ragazzi. Salendo su quest'altro piano.